Marco Renzi, allora, TIR 33 anni, lo slogan è portate i vostri ragazzi al teatro perché un giorno ve ne saranno grati, e già che qui è racchiuso tutto lo spirito di questa edizione, no? Dacci qualche anticipazione. È racchiuso lo spirito di questa 33esima edizione, e il fatto che siamo arrivati a 33 edizioni credo che già di per sé sia un risultato più che soddisfacente. Potrei anche smettere a questo punto. 33 anni è un'età fatidica, vediamo se la scavalchiamo. L'anticipazione è che è il più grande circuito di teatro per l'infanzia, la gioventù, per le famiglie, le scuole nella parte sud della regione Marche. Sono 10 comuni spalmati su 4 amministrazioni provinciali, Ancona, Macerata, Fermo e Ascoli Piceno. 50 spettacoli, direi migliaia e migliaia di bambini e di ragazzi, molti dei quali per la prima volta vivranno l'esperienza di uno spettacolo teatrale, cioè di un racconto fatto da una persona viva ad altrettante persone vive. E questa è un'esperienza veramente, credo, importante nella vita di un bambino. Ecco, spettacoli per le scuole e anche teatro domenicale o comunque del fine settimana per le famiglie, sono due i filoni, no? Due braccia dello stesso corpo. Da una parte il teatro, la scuola che va a teatro, e dall'altra la famiglia. Ovviamente nella prima ipotesi sono spettacoli fatti di mattina in orario scolastico, nella seconda ipotesi siamo di domenica o di sabato, come facciamo a Montegranaro quest'anno, o come ad Osimo, sono stagioni di sabato sera oppure di domenica pomeriggio. Senti, usiamo lo strumento internet per portare la gente invece fisicamente dal vivo a teatro. Lancia un appello, un invito a partecipare agli spettacoli di TIR, insomma. L'appello è questo: portate i vostri figli a teatro perché un giorno vi ringrazieranno, e portateceli perché questo nostro popolo del futuro oggi rischia di confondere seriamente ciò che è virtuale da ciò che è reale, perché spesso trascorrono più tempo nella virtualità che non nella realtà, quindi avere un contatto con qualcosa di vivo e di vero certamente non nuoce. Ok, quindi dopo aver visto questa intervista spegnete il computer o il telefonino e andate a teatro. Esatto.